indipendentemente dal fatto che siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, che siamo il secondo paese manifatturiero al mondo in termini di valore aggiunto pro capite, in ambedue i casi dopo la Germania, che siamo comunque la settima potenza economica mondiale, che siamo il quinto esportatore mondiale. Ecco, questo, oddio, se permettete, da imprenditore italiano mi lasci esibire anche un certo orgoglio, perché se riusciamo a mantenere queste posizioni in una situazione come quella del sistema paese contro cui noi ci confrontiamo, vuol dire che siamo veramente bravi. E di questo io non ho mai avuto dubbi, perché credo che non abbiamo materie prime, non abbiamo, abbiamo l'energia cara, non abbiamo più infrastrutture adeguate. Il costo dell'energia altissimo, eccetera, noi ce la battiamo su una cosa sola, la materia grigia che abbiamo nella testa di noi imprenditori italiani e di tutti i nostri collaboratori. Ed è grazie a questo che forse ci viene dalla storia, forse non per niente, il 60% del patrimonio artistico culturale del mondo, secondo l'UNESCO, è in Italia, quindi ci viene dalla storia.